Grazie mille. Allora, questa presentazione è soprattutto rivolta, direi, ai tecnici, ingegneri che vorranno lavorare utilizzando appunto questi veicoli, e mi staccherò un po' dalla questione normativa e tutto il resto, perché proprio per dare un'idea di tutte le potenzialità che possiamo avere grazie a questi fantastici veicoli. Voglio iniziare con un video che è un progetto che è stato seguito da Lexus Automotive sulla bellezza del movimento, appunto attraverso l'utilizzo di droni. Questi droni eseguono una coreografia che è prestabilita e la seguono grazie ad un computer centrale che praticamente fa sì di coordinarli, li coordina proprio in modo da lavorare cooperativamente. Adesso vedremo anche per quale motivo è importante il fatto di riuscire proprio fisicamente a eseguire dei compiti, un task proprio di questo tipo. Adesso vediamo se mi esce dalla presentazione, nessun problema. Allora, il drone, ormai tutti lo conoscono, è un aggeggio, diciamo, molto semplice, piccolo sostanzialmente, anche, cioè può essere grande un metro, ma comunque anche di più, ma sostanzialmente è una cosa molto piccola rispetto a un aeromobile completo, proprio a un aereo, ed è sostanzialmente leggero, molto manovrabile e versatile, può fare diversi tipi di compiti. Lo abbiamo visto per esempio per delle applicazioni di videoripresa, però possiamo vedere che cooperando per esempio con altri veicoli dello stesso tipo potrebbe fare delle cose molto più complesse di quelle che fanno singolarmente i singoli veicoli. Le loro capacità sono dovute ai loro sistemi di controllo. Un drone normalmente, da solo, così com'è, la sua meccanica lo rende instabile. E appunto questa instabilità, come appunto anche nei jet fighter, la sua instabilità che gli permette di poterlo muovere come voglio io, con questo nervosismo proprio che è caratteristico del veicolo. Cerco di essere molto breve, visto che siamo avanti con i tempi. Hanno chiaramente dei limiti, che sono dettati dalla loro velocità massima, dalla loro portata, che può essere sia limitata dalla batteria che dal trasmettitore ricevente, e hanno limiti di carico, chiaramente. Mi limito solamente a droni di tipo quadricottero, esacottero, quelli che riescono ad effettuare volo stazionario. Dopo quello che vediamo qui potrebbe essere anche applicato, esteso diciamo, a droni di tipo aereo. Allora, abbiamo visto il video precedentemente, quello sviluppato da Lexus Automotive. Realizzano una coreografia. In termini scientifici fisici possiamo vedere anche come vengono realizzate delle coreografie nell'ambito dello spettacolo. Il singolo soggetto occupa una determinata posizione nel tempo, può essere dettata dalla musica, per esempio, nel caso di un balletto, oppure nel caso di un concerto, sempre abbiamo un tempo che scandisce delle note, delle melodie che appunto creano questa coreografia, questo concerto. Fisicamente questo lo possiamo ottenere attraverso una pianificazione di un percorso. Adesso ci spostiamo proprio sul singolo modo come attuare questa cosa qua su un aeromodello, su un drone. Noi dobbiamo attuare determinati comandi nel tempo in modo tale da riuscire proprio a seguire questa pianificazione. Esistono modelli fisici per effettuare movimenti fluidi. In particolare, se noi vogliamo che un oggetto si sposti da un punto A a un punto B, possiamo seguire un'infinità di strade diverse e anche un'infinità di modi diversi di seguire quella singola strada. Questi possono essere calcolati
oppure possono essere semplicemente anche programmati in anticipo nello stesso identico modo in cui si programmano, per esempio, delle animazioni tridimensionali. È esattamente quello che fanno, per esempio, alla Pixar per muovere i loro personaggi che dopo vengono proiettati al cinema. Quindi vogliamo vedere come si possono comandare questi droni. Tradizionalmente, quello che abbiamo visto anche finora, si utilizza il comando in cinematica diretta. La parola può fare un po' paura, ma non è altro che il metodo che utilizziamo ora, cioè avere questi veicoli che vengono spostati attraverso l'utilizzo del telecomando. Io imprimo un'azione attraverso il mio telecomando, muovo lo stick e questa azione si ripercuote sulla posizione dell'oggetto, sulla sua velocità in particolare. Ora, questo modo di guidare questo veicolo è limitativo fino a un certo punto di vista e è tendenzialmente scattoso, non è facile seguire quella che dicevamo prima, quella coreografia che vedevamo prima, perché un pilota, per quanto possa essere esperto, non riuscirà mai a seguire la stessa identica strada nello stesso identico tempo n volte di seguito. Perché noi, proprio come umani, abbiamo delle limitazioni proprio anche fisiche. A un certo punto, vedevamo anche prima con la presentazione dell'ingegner Barlocchetti, avevamo visto che una persona, mentre lo guida, non riesce neanche a capire esattamente dove si trova, se sono sfalsate le distanze. Ecco allora che una soluzione a questo tipo di approccio è quella della cinematica inversa. Io, al contrario, pianifico la strada da seguire, pianifico il modo in cui viene seguita, aggiungerò delle variabili di contorno che diranno che in un determinato punto il mio drone deve passare con una data inclinazione, per esempio, con una data velocità. Io potrei per esempio volerlo far passare attraverso una finestra che è orientata verticalmente, esattamente dalla sua dimensione, dalla dimensione del mio veicolo, e quindi devo impostare una variabile di contorno che faccia sì che in quel punto, nel suo moto, attraverserà la finestra senza andare a sbattere. Non è necessario un pilota che lo muove in tempo reale, quindi è necessario fare una preprogrammazione oppure una programmazione dinamica durante il suo operato, e proprio questo apre la possibilità di eseguire diversi compiti, anche molto complessi. Allora, possiamo prendere il nostro drone e semplificarlo al massimo, cioè un modello puntiforme. Questa è una cosa che piace tantissimo ai fisici e agli ingegneri in genere, perché su modelli puntiformi sono basati tantissimi modelli fisici. Basti vedere quello del reticolo cristallino in un atomo. Ok, quindi io mi dimentico proprio del mio oggetto, così com'è, lo sposto nello spazio e grazie alle attuazioni che ho la possibilità di imprimere a questo punto, posso svolgere dei compiti molto complessi. Quindi dicevamo che può piacere molto a dei fisici questo tipo di modello. Prendiamo per esempio due punti nello spazio collegati da una molla e proviamo per esempio a muovere nel tempo il punto A che vediamo adesso con degli assi cartesiani disegnati. Il punto B, il secondo, lo seguirà grazie alla molla proprio, che imprimerà un'accelerazione nel tempo al punto B. Se io volessi quindi comandare il drone A e far sì che il drone B lo segua come se fosse collegato a una molla virtuale, l'unica cosa necessaria, dal mio punto di vista, sarebbe mandare la nuova coordinata che deve raggiungere, calcolata grazie al modello fisico, che già esiste, e rimandarla al drone in modo tale che questo assuma la nuova posizione e quindi la nuova formazione. E grazie a questo abbiamo la possibilità di pilotare dei droni in stormo. Uno stormo di droni potrebbe sembrare una cosa inutile, però grazie appunto a questa tecnologia avremmo eventualmente
la possibilità di utilizzare degli aggeggi molto piccoli che grazie alla loro dimensione, appunto, e quindi essendo piccoli hanno una piccola inerzia e non possono fisicamente proprio fare danni. Vediamo in un video successivo che c'è un presentatore di TED Talks che allontana questo drone come se fosse un'ape. Abbiamo la possibilità di farli cooperare e addirittura farli sollevare dei pesi in modo cooperativo. Quindi come lo vogliamo, come possiamo pilotare uno stormo di droni il modello fisico? Abbiamo visto prima i due punti collegati da una molla. Io potrei prendere il modello molecolare nei metalli, nei solidi in generale. Ho questi atomi che, data la loro vicinanza, queste atomi, molecole, date alla loro vicinanza, sono attratti tra di loro da dei legami chimici che sono rappresentabili come dei sistemi molle ammortizzatori. Se io prendo questo sistema, che già esiste e già i modi di simularlo esistono, e semplicemente applico la simulazione su questo modello e mando le coordinate ai miei droni, ho già risolto il problema e riesco a muoverli in modo cooperativo. Questa è una simulazione che ho fatto ieri con un programma di videografica, quindi niente di professionale, che semplicemente fa una simulazione di particelle, gli fa passare all'interno un oggetto e questi si spostano come se fossero collegati da delle molle virtuali. Semplicemente. Adesso io li ho sostituito ad ognuno dei punti il disegno tridimensionale di un drone aeromodello semplicissimo che tutti conosciamo. Sempre ho problemi con i video qua. Che tutti conosciamo e lo rappresenta in forma grafica. Qui ho una seconda simulazione che lo fa vedere con un ostacolo più piccolo, nella quale ho anche impresso delle azioni allo stormo, lo sto muovendo proprio nello spazio in un insieme. Le applicazioni quindi di un pilotaggio a stormo, come dicevamo prima, potrei muovere dei carichi, trasportare dei carichi in modo cooperativo. Queste sono soltanto idee, dopodiché è compito di ingegneri, tecnici o chiunque di avere delle altre idee, realizzarle, e dopodiché è solo una traduzione tra un modello digitale a un modello fisico, la distanza. Abbiamo quindi la possibilità di trasportare dei pesi in modo cooperativo, oppure di fare ricognizioni di aree che possono essere geografiche. Per esempio, vedevamo prima che si possono fare delle point cloud, quindi delle mappature di aree, oppure delle mappature di aree, semplicemente. Allora, qua ci sono alcuni video estratti da dei TED Talks in Pennsylvania, quindi che mostrano semplicemente quanto siano versatili questi dispositivi, appunto perché io ho questa possibilità di modellizzarli come attuatori puntiformi. Io mi dimentico del fatto che ci sia un drone, decido che devono arrivare in una determinata posizione, che si devono spostare verticalmente, oppure che possano costruire, per esempio, una struttura in modo cooperativo, senza andare a sbattere uno sull'altro. Adesso questo è molto semplificato. Chiaramente voi immaginatevi un programma più complesso che ne comanda magari 800, e esempio magari esagerato chiaramente, che ne comanda 800 come uno stormo di... come uno sciame di api, per esempio, in modo da costruire una struttura. Secondo me, cioè, ipoteticamente, questa potrebbe essere il futuro. Non escludo la possibilità, sempre lo solito problema, non escludo la possibilità che in un futuro, magari anche lontano, le costruzioni possano essere eseguiti attraverso l'utilizzo di droni, sia aerei che magari terrestri, avere delle specie di formiche che lavorano con api. Allora, abbiamo diversi modi di comandare, vedevamo uno sciame di droni. Si può avere lavoro cooperativo con intelligenza delocalizzata. Che cosa vuol dire tutto ciò? Abbiamo un computer centrale, come il lavoro fatto da Lexus, che
analizza la situazione e manda le attuazioni ad ogni singolo soggetto in modo tale da eseguire il compito. Queste sono molto importanti e avrebbero come principali applicazioni quelle nelle quali è richiesto un lavoro molto preciso, perché è necessario conoscere la posizione di ogni singolo elemento, per esempio per costruire una struttura, oppure, e comunque è limitato da diversi casi, short range, perché chiaramente ho il mio computer che deve mandare delle attuazioni al singolo elemento, quindi è sempre restrittivo come ambiente, e chiaramente ho tutti i problemi del caso: se muore il mio computer, i miei droni non sanno più dove andare e potrebbe essere problematico. Chiaramente la ridondanza può essere anche in questo caso programmata, oppure potrebbe essere il sistema intelligente potrebbe essere distribuito tra i vari veicoli. Tutto questo è compito di coloro che vorranno cimentarsi su questo tipo di lavoro. Altrimenti possiamo avere un lavoro cooperativo con intelligenza locale, molto più simile a quello al modo in cui volano gli uccelli, perché chiaramente loro non hanno modo di avere un'intelligenza generalizzata che dice ad ognuno dove andare. Ognuno sa che cosa deve fare, qual è il suo obiettivo, e tra di loro possono comunicare, cosa che succede naturalmente con gli uccelli, hanno modo di comunicare e eseguire un determinato compito. Adesso questo è un esempio che mi sono inventato così. Potremmo avere per esempio dei droni ricognitori che vorremmo mandare in zone colpite da una valanga, da una frana, e far sì che questi facciano ricognizione di un'area per trovare eventuali superstiti, ed eventualmente, essendo anche numerosi, potrebbero portarli a casa nello stesso modo in cui hanno portato una trave, un simile eliambulanza, diciamo. Questa cosa qua potrebbe, per esempio, scansionare una zona colpita da una valanga nel giro di un'ora, considerando di avere N veicoli. Chiaramente abbiamo problemi di portata, possiamo anche risolverli in modo diverso. Potremmo avere un aereo, come disegno nella mia presentazione, potremmo avere un aereo che sgancia questi droni sulla zona interessata, fanno il loro lavoro e poi chiaramente tornano a destinazione. Piccolo è meglio, perché abbiamo variabili fisiche in gioco. Sappiamo che per volare un oggetto deve vincere, grazie alla propria portanza, deve vincere la forza peso. Un oggetto grande, man mano che aumenta la dimensione, il peso aumenta al cubo della dimensione, mentre la sua portanza è lineare, approssimativamente lineare alla superficie alare che abbiamo. Risultato: più un oggetto è piccolo e più è concentrato il suo rapporto peso-potenza, e più sarà meno manovrabile, più potrà volare a lungo in genere, con chiaramente utilizzando sistemi analoghi di propulsione, esatto. Grazie. Qua vediamo l'esempio che dicevo prima, di questo drone piccolissimo che simula il comportamento di un'ape, può essere mandato via con uno schiaffo. Questo drone piccolino consuma 6 watt, quindi non abbiamo neanche problemi di scarico, problemi per lo scaricamento rapido delle batterie. E chiaramente applicare una cosa del genere a soluzioni di larga scala dove vogliamo trasportare dei pesi sarebbe abbastanza impensabile. Dovremmo comunque scalare in modo appropriato il singolo velivolo che vogliamo utilizzare. Cosa è successo? Facciamo così. Un attimo. Lo prende, non lo prende, va bene, è l'ultimo video in ogni caso. Questo è un progetto di Intel che ha vinto. Chiedi la luce, per cortesia. Ah sì, si possono abbassare la luce un attimo. Questo è un progetto di Intel, è un Guinness World Record. Sono stati fatti volare 100 droni
insieme per effettuare una coreografia a ritmo di musica. Per far vedere le potenzialità. That's pretty similar to tune an instrument. You have to make sure that every component of it is working properly. Tutte le possibilità che abbiamo, non dobbiamo limitarci a applicazioni di tipo scientifico, tecnologico. Sono comandati questi, hanno un computer centrale, ma utilizzano un sistema distribuito, quindi hanno sia il computer centrale che un'intelligenza locale che fa sì di misurare la distanza tra quelli vicini, diciamo. Ecco, questo è. Non facciamolo ripartire perché questo è tutto. E diciamo, grazie mille. Se ci sono